Benvenuti al consueto appuntamento con città, associazioni, istituzioni. Oggi parliamo di giustizia. Qualcuno chiederà ma con tutti i problemi che ci sono, una guerra in, in Europa, un una strage che si sta perpetuando nella, nella zona della Palestina eh, e con i problemi che abbiamo noi a livello nazionale come sanità, scuola, ricerca, parliamo proprio di giustizia. Sì. La giustizia è importante, importantissima nella nostra vita quotidiana e può condizionare molto, scelte e, ed anche la vita sociale. E di questo e di altro ne parliamo con il nostro ospite Giuseppe De Carolis di Prosegui. Buongiorno. Eh, che presidente emerito presidente della Ormai Corte d'Appello di Napoli, una delle sì. più grandi a livello nazionale con tantissimi processi, maxi processi che ci sono e di questo e di altro ne parliamo in questa nostra chiacchierata. Dovremo essere estremamente sintetici e chiari certo. per coloro i quali ci certo. ascoltano e ci stanno seguendo, possibilmente usando un linguaggio il meno tecnico possibile. Perfetto. Sì, sì presidente. E allora come dicevo, per quale motivo è importante la giustizia? Beh, la giustizia è, 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 sistema, è un sistema di applicazione delle regole. No? Quindi, lei sa meglio di me che in mancanza di regole una, una convivenza civile non è possibile. Perché, in ultima analisi, in, se non ci sono delle regole, la regola finale è sempre la legge del più forte. No? Quindi, a che cosa serve la giustizia? Serve a impedire che prevalga esclusivamente la legge del più forte, cioè la forza, anziché la ragione e il diritto. Quello che io dico sempre all'inizio di ogni discorso sulla giustizia che, è che dobbiamo immaginare che la giustizia serve a Renzi e Lucia per difendersi da Don Rodrigo, no? Cioè serve ai deboli nei confronti dei forti. È chiaro che non sono i potenti che hanno bisogno della giustizia, perché appunto i potenti sono i più forti, quindi loro hanno interesse che venga la legge del più forte. Senta quali sono le ripercussioni di una giustizia lenta, di una giustizia spesso eh, diciamo ferraginosa? Che non riesce a dare delle risposte al cittadino. Eh, appunto, come al solito chi ci rimette è, sono le parti, i soggetti più deboli, perché sono quelli che hanno bisogno di giustizia. Perché, ripeto, chi è, più, è potente, è forte, assalta in paradiso, ottiene giustizia in altro modo, cioè si fa giustizia da solo, io ricorreva ai bravi, alla violenza, alla camorra si fa. Eh, Ricorrare ai crimini, cioè, cioè, voglio dire, i, i, i poveri cristi invece potevano rivolgersi al giudice. Ecco, vediamo un po' quali sono le, considerando che lei ha un'esperienza nel 2016, eh, la sua Beh, esperienza in quel anno sono, come... Io ho fatto il magistrato per quasi 45 anni, quindi in tutti i ruoli possibili e immaginabili, nel civile, nel penale, quindi, e poi negli ultimi sette anni della carriera ho preso tutta la corte Appello di Napoli, che comprende un po' tutte i problemi forse... E quali sono le maggiori difficoltà allora, che io, lei ha? Ripeto, io ho cominciato a fare il giudice 45 anni fa. Il problema principale della giustizia è che i processi duravano troppo, sia quelli civili che quelli penali. Dopo 45 anni, in cui si sono alternati i governi di centro, di destra, di centro-sinistra, di centro-destra, di destra, il risultato finale è che i processi durano ancora di più di prima, quindi è proprio un problema assoluto. Cioè, non è stato mai affrontato questo problema. È una questione di organico, è una allora, questione problema, di, è un problema, eh, anche io, di risorse. Diciamo, io ho cruciato. Il discorso è che c'è un enorme squilibrio tra le risorse messe in campo, sia come risorse umane, quindi come personale di magistratura e personale amministrativo, ma sia anche come risorse eh, economiche, diciamo, di strutture di, di, e, le, i process, e il numero di, di, di cose da fare. Cioè se i processi sono tanti e i giudici e i cancellieri sono pochi, inevitabilmente si creerà un arretrato. Vi faccio un esempio banale, no? Se, io, se un giudice fa 100 processi all'anno e la cancelliere riesce a eseguirne più altrettanti, un processo dura un anno, mediamente, no? Se un giudice ha 1000 processi all'anno e il cancelliere riesce a eseguirne solo 100 all'anno, è ovvio che si creerà un arretrato di 900 processi, quindi i processi dureranno 10 anni. È una questione abbastanza matematica. E ci stanno anche quelli là che vanno in prescrizione. Questo è un problema che riguarda i processi penali, perché nel civile e durante il processo la prescrizione è sospesa, quindi non opera la prescrizione durante il processo. Nel penale questa cosa non è stata mai introdotta e quindi la prescrizione decorre anche durante il processo. E questo, questo fa sì che significa... i processi quasi sempre finiscono, moltissimi processi finiscono per essere esistiti per prescrizione e questa è una sconfitta enorme per, la, per, per lo Stato. Perché un processo si fa per accertare i fatti e accertare se il deputato è colpevole o innocente. Con la prescrizione di tutto questo non viene accertato, quindi rimane. Parte un lavoro inutile che si è fatto nei gradi precedenti, perché poi quando si arriva alla prescrizione, magari in appello o in cassazione, tutti i lavori inutili sono fatti. Ma soprattutto non si arriva a una verità processuale e non si sa se l'imputato è, è colpevole o innocente perché il processo si estingue. Ma ricaduta e che... sul cittadino, pratica. La ricaduta è che il cittadino per poter avere giustizia, un esempio più banale: nel civile, se io devo recuperare un credito, oppure se nel penale ho avuto un sopruso. Io non avrò soddisfazione. Le faccio un esempio banale: se adesso lei esce da qui e viene picchiato per strada da qualcuno. Cosa pro... che capita spesso a noi che giornalisti, eh. Anche magari non per essere scippiato, ma proprio le lesioni, le per percosse addirittura. Le probabilità che questo processo si concluda con una condanna sono praticamente minime. Perché i reati che hanno una pena minima, o comunque non. non si riuscirà mai a fare nel tempo. Necessario per impedire la prescrizione. Ci vuole un ottimo avvocato? Un avvocato in questo caso c'entra ben poco, in un senso perché i tempi sono quelli. cioè Se lei va da un avvocato e dice: guarda oggi sono stato picchiato, mi conviene fare il denuncio e il processo, poi gli dirà: Guardi, le probabilità che lei riesca a ottenere una condanna e anche un risarcimento sono minime, perché i tempi della giustizia sono tali che per tutti questi reati, tipo le truffe, queste cose qua, è molto difficile che si riesca a fare tre gradi di giudizio in meno di sette anni, con i tempi che ci sono e con l'arretrato che c'è. Quindi questo finisce per scoraggiare anche il cittadino da, da fare denuncia. E quindi, Presidente, per quale poi, potrebbe essere, quale deve essere la strada da intraprendere? Io l'ho indicata migliaia di volte, nei miei, ma nessuno ha raccolto i miei appelli in tanti anni. Ho sempre detto, uh, uh, quando mi sono confrontato con le istituzioni, cioè quindi col, col Ministero, con il potere politico e col Consiglio Superiore, che senza i giudici, senza i cancellieri, i processi non si possono fare. Allora, o si, i, o si aumenta il numero del, del, delle risorse umane, o si diminuiscono i processi, ma la diminuzione dei processi non dipende da noi, perché se la gente commette reati, no, voglio dire, è un dato esterno su cui non possiamo intervenire più di tanto. Sì, si può fare prevenzione, certo, anche quello sarebbe importante, fare una prevenzione sociale, soprattutto a livello di minori, per evitare questa devianza minorile che poi scaturisce, poi in, in, intervenire sul carcere, perché un carcere come quello di adesso produce recidiva. La maggior parte delle persone che vanno in carcere non escono migliori di prima, ma escono addirittura peggiori. Quindi sovraffollamento delle carceri? Cioè sovraffollamento delle carceri, cioè, bisognerebbe intervenire sulle carceri per una rieducazione, come prevede la Costituzione, in modo che uno che ha l'esperienza carceraria poi dopo non ci torna più in carcere perché si rende conto che non gli è convenuto. Invece in questo momento la, la quantità di reati commessi da gente che è stata già in carcere è altissima. Allora, qual è l'influenza della politica in tutto questo? E questo è il problema. Probabilmente... Far funzionare la giustizia non porta consenso perché non mi spiego perché la politica non investa nella giustizia. Tra l'altro abbiamo i soldi del PNR che dobbiamo raccogliere proprio per far funzionare la giustizia e mi sembra che non siano stati. Quindi ehm, secondo lei ci sono anche delle responsabilità ben precise di non far funzionare ma, la giustizia. Su questo francamente non ci voglio neanche entrare. Non so quanto sia consapevole o meno questa cosa. Sta di fatto che probabilmente anche i cittadini non sono così interessati al funzionamento della giustizia, perché stata, altrimenti, altrimenti, evidentemente, far funzionare la giustizia non porta consenso. E c'è stato anche da parte della politica un, un atteggiamento nei riguardi dei magistrati, adesso parliamo politica o del governo, quello di centrodestra, no, guardi, di centrodestra, io, nei riguardi dei magistrati. Io quando sento parlare di conflitti tra magistratura e, e potere politico, potere amministrativo. Entro certi limiti siamo nel fisiologico, nel senso che eh, eh, è chiaro che sono due poteri che, confinanti, no? Cioè noi facciamo un controllo, facevamo io non faccio più per fortuna cioè, un controllo di legalità a, a 360 gradi, quindi anche sull'operato dei politici. E, quindi, e poi in politica, lei lo sa, in politica si tratta su tutto, no? Cioè, anche, su, anche sugli omicidi si tratta, cioè, dopo una guerra civile ci si mette d'accordo dice vabbè chi ha avuto avuto chi ha, cioè, In politica è questo, la politica è mediazione, si tratta su tutto e si negozia, quindi cioè, invece i magistrati non possono trattare o negoziare, io, non ho, io se c'è un reato sono, ho l'obbligo di intervenire, non posso dire questo sì, questo no, cioè, per fortuna tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, quindi il conflitto tra potere esecutivo e potere giudiziario è diciamo, en, entro certi limiti fisiologico, quando si scende poi invece nel personalismo, nel, nell'attacco eh, diciamo, in malafede, allora è diversa la questione, ma è che, che, che ognuno dovrebbe rimanere sul suo piano. Ritorniamo al, ai minori, che lei prima aveva accennato. In Italia ci sono 29 tribunali per i minori, in Italia. Sì. 109.000 fascicoli da esaminare. circa. Le competenze sono spartite tra il tribunale ordinario, il tribunale dei minori e il giudice tutelare e spesso. Uh, nessuno dei tre soggetti è in grado di vedere tutte le carte che riguardano il minore sì questo diciamo, è un problema generale della giustizia cioè che non c'è spesso una visione di sistema il sistema non è coerente al suo interno quindi ci sono diverse dispersioni qui in particolare io ho fatto sia il giudice della famiglia nel tribunale ordinario sia il giudice tutelare al suo tempo non, non ho mai fatto il giudice dei minori se non per qualche processo penale insomma, particolare in appello è chiaro che sarebbe è, è opportuno che la competenza un sia un unico, unico, ma purché, se il personale è perda, sotto organico, purché non perda la, la, quali, la, la specializzazione che ha adesso, certo. perché adesso abbiamo dei tribunali minori che tutto sommato sono formati ormai da anni con personale specializzato, con giudici informatici, cioè, il rischio soltanto è che accorpando si finisca poi per perdere quella qualità, ma se si riesce a mantenere la qualità, è chiaro che da un punto di vista organizzativo è molto meglio che, che, una, che pro... la famiglia finisca tutta nello stesso modo. Il problema, contenuto. comunque, è sempre l'organico: quello di potenziare. Siamo sempre, cioè, dire, le, le idee camminano sulle gambe degli uomini, se non ci sono gli uomini, cioè, anche le migliori idee. Non si possono realizzare, no? Quindi dietro questi 100, eh, 108 108.000 ci sono 108.000 minori quali hanno sì, necessità appunto di avere una squadra. Lì c'è un altro una... problema, perché loro... i processi che riguardano i minori sono per definizione urgenti. Non è che si può aspettare che il minore diventa maggiorenne. Come quindi E quindi diciamo, a maggior ragione devono avere una corsia preferenziale rispetto ad altri il rischio è che invece non l'abbiano più insomma, se, perciò dico bisogna lavorare molto è chiaro che se le risorse sono limitate e sono limitate per definizione per, per quante risorse si possono mettere in campo saranno sempre bisogna darsi delle priorità e decidere dove investire di più e dove di meno creare dei percorsi accelerati per, per, per alcune cose rispetto ad altre ad esempio, i minori sicuramente sono da da cui dare la precedenza. Senta, che eh, ne pensa di questo, del processo penale telematico? Perché ci sono anche eh, dei fondi europei per velocizzare. Allora, purtroppo, allora, che ci piaccia o no, la, 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 il telematico è ormai una in, in, inevitabile, no? cioè, insomma, si, si va avanti. Diciamo questo che, rallenterebbe il tempo No, di... questo sicuramente no, perché ripeto, il tempo alla fine è sempre quello che ci mette il giudice a fare le sentenze, a fare udienze. Cioè, quindi quindi realtà... 5-6 anni rispetto a... Poco. Allora, il problema è sempre il rapporto tra il numero di processi e il numero di giudici. E... Diciamo che il collo di bottiglia è un po' diverso tra il civile e il penale. Abbiamo parlato sempre solo del penale perché è quello che più dà impressione. Nel processo, nel civile esiste già il telematico da anni. Molti si lamentano del fatto che le aule si sono sguarnite e che diventa tutta una cosa molto da lontano, non c'è più quell'incontro, quell ingiugnamente si è perso un mondo, diciamo, che si riuniva nei tribunali, ci si incontrava gli avvocati tra di loro, ma sai che temo che purtroppo non è più riproponibile quel modello perché non riesce a stare nei tempi. Nel penale ancora più, diciamo, bisogna stare un po' più attenti ancora perché mentre nel civile tutto sommato si decide sulle carte, no? Nel penale, diciamo, condannare qualcuno senza neanche vederlo, diciamo, di persona, insomma, io, non so, io avrei qualche, diciamo, eh, perché, qualche. nel senso che sì, sicuramente l'impatto umano, diciamo, presente è più, diciamo, ti rende più a me come giudice, ti rende più... Consapevole della solennità della cosa che stai facendo in quel momento. Rapporto... Perché premere un po', un po', un po al computer da casa tu dici ok, ti condanno. Cioè, mi sembra una cosa un po'. Mi, mi hanno fatto segno che il tempo sta sì, sì, il tempo, camminando troppo... velocemente. Il tempo lo, lo sa, meglio, me. stiamo parlando <ride> Velo... di velocemente. Il rapporto con, con l'avvocatura in questa sua esperienza. Io qui a dire, Napoli... io devo dire avuto sempre un rapporto come... ottimo con l'avvocatura, non fosse altro perché mio padre era avvocato, mia figlia è avvocato, quindi voglio dire, non <ride> <t> avremmo tutto <ride> sarebbe stato poco. <ride> Quindi singolare. È chiaro che almeno negli anni in cui sono studiato la presenza del Corte non abbiamo avuto motivi di conflitto, sì, qualche volta per la pandemia, qualche scelta. È chiaro che l'avvocatura fa la sua parte perché è una parte integrante. del cioè se si, se si, Non si può migliorare la giustizia senza tenere conto dell'avvocatura, perché la giustizia è su tre gambe: no? i magistrati, l'avvocatura e il personale amministrativo. Se una di queste tre gambe non riesce a funzionare è un problema, anche per le altre. Oggi qual è la gamba più debole? Ma non saprei, secondo me sono deboli tutte e tre, perché cioè, nessuna di tre se la passa particolarmente bene. Quindi, diciamo. Eh. Ecco, che cosa ne pensa? Adesso ritorniamo ecco, per esempio, ad, alcune, eh, ad alcune disposizioni che ci dovrebbero essere, come la cancellazione dell'abuso d'ufficio. Ma io francamente trovo molto singolare, cioè per carità, sono scelte politiche, ognuno insomma, non competono o non competevano a me e neanche adesso come cittadino. Trovo singolare che in un paese in cui il problema principale, uno dei problemi grossi del paese è la, il livello di corruzione, che è altissimo per un paese come europeo che cosa si fa? Si elimina un reato che poi ha molto a che fare con la corruzione, perché è un reato spia, lui molto spesso. E poi, francamente, io trovo eticamente difficilmente accettabile che che non sia reato il fatto che io per esempio faccia vincere il concorso alla mia amante scavalcando per esempio uno meritevole e questo non, è, non sarà più reato. Mi sembra una cosa... Insomma. Ma anche il, sulle intercettazioni, questo poi è collegato anche alla questione delle intercettazioni... Sì, siamo sempre al confine, cioè su, se la compressione di un diritto alla privacy quanto può essere accettabile rispetto a... Chi è a che un stabilisce un certo di... poi questo criterio? il legislatore lo stabilisce, decide che cosa ha più valore in quel momento per, certo è paradossale che per alcuni reati magari di corruzione molto grave magari di intercessione limitata magari per un reato molto più banale invece è, è concessa, quindi diciamo sono scelte eh, politiche quelle Nell'ambito cui... della magistratura ci sono, vabbè ci sono delle correnti chiaramente ma ci sta anche sì. della conflittualità oggi su, ma io personalmente non ho mai avuto particolari conflitti con i colleghi. È chiaro che nel momento. Ma che, momenti, a livello, è, a è chiaro che che nei momenti nazione, elettorali, eh. perché chiaramente ci sono gli organi associativi, che vengono eletti dai magistrati, è ovvio che c'è una, una disputa tra. come sempre quando c'è un sistema democratico ci si confronta. Noi abbiamo un'unica associazione, che è l'Associazione Nazionale Magistrati, che non è un vero e proprio sindacato, perché noi siamo un potere dello Stato, non siamo dei semplici dipendenti. Quindi e nel quale ci sono correnti ognuna ha cioè, la sua posizione teoricamente queste correnti dovrebbero avere una, dei valori, insomma, distinguersi per valori ideali, culturali purtroppo spesso, come sempre succede nelle competizioni elettorali ecco ci dice... stavano anche altre domande Presidente, che eh. io le volevo fare purtroppo mi stanno segnalando in modo eh, vistoso il che il tempo, tempo a nostra è... disposizione è terminato io la ringrazio per questa sua disponibilità, considerando che poi tempo... è è anche un po' raffreddato, Parecchio. e quindi ringrazio questa sua luce. partecipazione <ride> e ringrazio voi tutti da casa di averci cortesemente seguito.